le regioni così come sono non sono sostitutive dello Stato, quindi non possono funzionare. O lo Stato o le regioni. La materia concorrente ha creato debito pubblico, ha creato incertezze, ha creato lungaggini, rallentamenti per le imprese, per le famiglie, per le persone, e quindi non è più possibile questo sistema istituzionale. Sciogliamo le attuali regioni con coraggio, senza girarci attorno, facendolo anche in tempi rapidi, e costruiamo 6 macro aree che devono fare solo pianificazione e programmazione, non devono avere compiti di gestione, non devono gestire denaro pubblico, che invece deve essere fatto dai comuni e dallo Stato, che hanno compiti di amministrazione, e ridiamo alle regioni o comunque a queste macro aree quello che era la competenza che la Costituzione all'inizio aveva dato proprio a questi enti. Assolutamente non è una provocazione, tra l'altro è stata, per quanto mi riguarda, motivata, anche tecnicamente, discussa, quindi non è una battuta, però se è vero che bisogna avere coraggio, questo è il momento per averlo e fare le cose partendo dai grandi problemi del Paese. Questa vicenda delle regioni deve avere assolutamente la priorità. Se c'era un ministro e ci sta un sottosegretario, la risposta non è buona, perché mi pare che sia sottovalutare il problema. Non va bene né un ministro periferico né un sottosegretario tanto perché passa di là. Questo è un tema che deve avere il Presidente del Consiglio con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio. Derubricarla è un errore, credo che ne avremo poi effetti non positivi. Questo è un tema assolutamente da gestione di coordinamento centrale che può fare o un ministro, ma un ministro della coesione territoriale, non un ministro che si occupa d'altro, o comunque il Presidente del Consiglio col suo sottosegretario alla Presidenza.